siamo in compagnia di un amico che ormai conosciamo da anni, Claudio Canzano, che ha avuto modo di collaborare davvero con tantissime realtà del batterismo e non solo, che è un grosso esperto di batterie. Grazie. Non solo come musicista. Senti, io volevo esordire prima di tutto con... Ho casualmente qui... Ah, che sorpresa! Un disco, che è il tuo secondo, se non sbaglio, disco a nome tuo. Questo possiamo considerarlo il quinto, perché gli altri erano comunque con delle band e in collaborazione con altri musicisti bravissimi. Però questo possiamo ricollegarlo un po' al primo, che è L'Amo, e quindi è proprio il numero due solista. Perfetto, quindi parlaci un po' un attimo di questa... Innanzitutto grazie di questo spazio che mi hai dato, perché è un prodotto, soprattutto per me è un punto di arrivo, è un disco di world music, trovate tutto dentro questo disco, 8 brani che si alternano tra la musica flamenco, la musica pop, world, etnica, perché sono un po' le esperienze che io ho collezionato in questi 25 anni di musica, con vari dischi, vari tour e vari artisti. Ho creduto fosse il momento di lasciare una traccia un po' di quello che è questo punto di arrivo che ho trovato interessante, e soprattutto un punto di arrivo pieno di esperienze provenienti da tutte le parti del mondo, anche grazie a tutto quello che ho potuto acquisire e imparare nel settore del product management, che mi ha ispirato molto. Allora mi costringi, mi allacci ad una domanda che è inerente alla tua attività anche di product manager. Certo, è assolutamente parallela. Posso assolutamente affermare che ho una vita parallela come musicista e come product manager. Ho avuto la fortuna di dare il via a un po' di prodotti che trovate ancora sul mercato, poi essere comunque chiamato da altre aziende molto importanti per risettare un po' tutta una questione su alcuni brand. Non faccio l'elenco dei brand perché sarebbe anche fastidioso. Un po' lungo, sì. Ma no, diciamo semplicemente lungo. E, ora mi trovo benissimo perché sono stato accolto dalla famiglia della Master Music, che è una famiglia fantastica. Innanzitutto il presidente è Claudio Formisano, è amministratore unico. È anche presidente del Ed è Disma. Anche presidente del Disma, quindi gli è stata riconosciuta una certa importanza, una certa qualità, nonché batterista. Quindi da una famiglia di musicisti. Bravissimo. Lo conosco. Storico, molto preparato. E quindi mi ha affidato la responsabilità di alcuni marchi che per me, devo dire, è un onore. Parliamo di Premier, parliamo di Meinl percussioni e piatti, parliamo di Dixon, appena presa la distribuzione, che partirà proprio a gennaio 2012, parliamo di Vader, bacchette, accessori e quant'altro, e parliamo di Humsenberg, che sono delle case, fly case in fibra, molto particolari, molto adatte a chi fa tour e cose, diciamo, del genere, similari. E che quindi qui diciamo ufficialmente che, vista la nostra collaborazione con la Master Music, faremo una serie di test, di prove. Assolutamente sì, anche perché da poco c'è stato un importante meeting proprio alla Premier, dove abbiamo deciso e avuto anche la grandissima fortuna di avere una ottima considerazione da parte del brand stesso, e quindi abbiamo deciso di presentare tutta una serie di novità proprio al NAMM 2012 e anche ovviamente al Music Mess 2012. Da lì anche tutta una serie di novità presentate in ambedue le fasce, NAMM e Music Mess, per ciò che concerne i piatti Meinl e le percussioni Meinl. Quindi quale miglior mezzo di informazione che internet e Planet Drum, visto che parliamo di immediatezza? Devo assolutamente confermare questo, e innanzitutto mi fa, e non lo dico perché siamo qui assieme e mi stai intervistando, ma mi fa un immenso piacere comunque collaborare con te, con tutta l'organizzazione, perché riusciamo comunque sempre a far trasparire la sincerità, la qualità, il prodotto
sono assolutamente importanti i valori di quello che noi comunichiamo. In questo devo dire che siete stati assolutamente trasparenti, bravissimi, con tutti, non solo con le collaborazioni che abbiamo avuto nel tempo, e questo ti dà un grande merito, dà un grande merito a Planet Drum, dà un grande merito a tutta la struttura del sito, che sicuramente dovrà offrire nell'anno nuovo anche qualche sorpresa. E certamente, ecco, però visto che parliamo di sorprese non le andremo a svelare ora. Assolutamente no. Beh, grazie per queste parole, e vorrei spendere anche due parole per questo evento, visto che tu ci sei sia come artista sia come responsabile della Master Music, un evento che sembra ben riuscito. Sì, assolutamente, ho visto un'affluenza crescere fino ad ora, che sembra essere il momento clou, diciamo. E gli artisti sono tantissimi, si sono esibiti con delle dimostrazioni molto interessanti, sia tecniche, commerciali e quant'altro. Noi abbiamo avuto anche Gaetano Fasano, e Gaetano mi ha stupito, devo dire che mi ha stupito, ed ogni volta che lo sento suonare, lo vedo suonare, mi emoziona. Oltremodo la manifestazione di Batterica la vedo crescere, penso che possa crescere di più. La struttura ha offerto il massimo quest'anno, sia ai partecipanti sia quindi a noi come aziende. Speriamo che si possa fare ancora meglio negli anni futuri e si possa organizzare sempre meglio una manifestazione del genere, che è assolutamente necessaria per il futuro della musica, perché è fondamentale, ragazzi, è fondamentale, e questo lo diciamo a tutti quelli che ci stanno guardando. Siamo d'accordo. Studiate, prendete uno strumento, divertitevi, invogliate anche le vostre famiglie a parlare di musica e venite a queste manifestazioni che sono create per voi, manifestazioni dove voi potete suonare, divertirvi con i vostri amici, con i vostri parenti, e scegliere anche lo strumento che desiderate. Beh, nient'altro da aggiungere, grazie a voi per la tua disponibilità. Grazie a tutti, ciao.